Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telenova e con il nostro TGN, che apriamo parlando di mobilità, perché a Milano tiene banco questa questione, innanzitutto per quanto concerne il pagamento di area C nei weekend annunciato dal sindaco di Milano Beppe Sala, anche in regione tiene banco perché in aula, in consiglio regionale al Pirellone, è stata approvata con i voti di tutta la maggioranza una mozione che sostanzialmente invita il presidente Attilio Fontana a fare tutto ciò che è in suo potere per far cambiare idea al sindaco di Milano, cioè nulla, nel senso che non ha possibilità di agire in modo diretto rispetto alle scelte che arrivano dal capoluogo. Chiaramente dall'opposizione si parla di mozione politica, di inizio di campagna elettorale in vista delle future elezioni comunali. Dicevamo tiene banco la questione area C, ma per quanto riguarda la mobilità ci sono anche ulteriori novità. Una in particolare riguarda Corso Buenos Aires, il servizio di Paolo Pirovano. Come da cronoprogramma, stamattina alle 8 sono cominciati i lavori in Corso Buenos Aires a Milano. Il cantiere avrà una durata di circa 20 mesi e consentirà di allargare i marciapiedi, inserire nuovo verde e realizzare una pista ciclabile in sede protetta da Piazza Oberdan a Via Scarlatti-Ponchielli. I lavori, finanziati per 1,5 milioni di euro da fondi PNRR, fanno seguito all'intervento a scomputo oneri già avviato da privati tra via Scarlatti e via Pergolesi. La riqualificazione riguarderà i marciapiedi che saranno ampliati grazie al riempimento delle aree un tempo destinate alla sosta e liberati dagli elementi di ostacolo, cioè i paletti dissuasori della sosta irregolare. In questo modo sarà possibile delineare il profilo rettilineo della pista ciclabile e verrà garantita la separazione tra i flussi pedonali e ciclabili. Per questi interventi saranno utilizzate lastre di beola grigia in continuità con la pavimentazione esistente. L'intervento si completa con la realizzazione di aiuole e la posa di segnali tattili per non vedenti e ipovedenti in corrispondenza dei nuovi scivoli pedonali. Il progetto prevede anche la realizzazione di una pista ciclabile nei due sensi di marcia. Si comincia da Piazza Oberdan in direzione Piazzale Loreto e una volta ultimati i lavori si proseguirà da Via Scarlatti verso il centro. Altra novità, sempre rispetto alla mobilità, la nuova corsia preferenziale da Piazza Stuparici a Piazza Zavattari per la 90-91. Saranno due in questo caso gli anni di lavori, probabilmente, almeno questa è la stima. Sono partiti anche loro però. Le opere per la realizzazione della nuova corsia riservata alla linea 90-91 nel tratto che va da Piazza Zavattari a Piazza Stuparic hanno preso finalmente il via. È da più di un decennio che si parla di questa preferenziale che completerà o quasi la principale circolare dei mezzi pubblici intorno alla città. Finora il progetto della corsia riservata era rimasto sempre nel cassetto. L'accelerazione è partita nel luglio dello scorso anno quando la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo che prevede anche la realizzazione di una ciclabile, della trasformazione di Piazza Stuparici in una rotatoria e della posa di 200 alberi. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha dato un contributo in termini economici, 3,5 milioni di euro, compresi nel costo finale di 23,4 milioni di euro. Costo cresciuto esponenzialmente nel corso degli anni, visto che la prima stima ammontava a 17,5 milioni di euro. Extra costi per circa 6 milioni di euro, quindi si era addirittura partiti da una spesa ancora più bassa. Nel 2009 il cantiere non era partito per uno scandalo legato a tangenti che aveva coinvolto il consorzio a cui era stata affidata la costruzione della corsia riservata, poi nel 2013 per un rischio di infiltrazioni mafiose. La nuova preferenziale costerà 23.400 euro al metro. Una spesa necessaria per velocizzare ulteriormente il transito della 90-91, che nel giro di 2 anni potrà viaggiare lungo quel tratto a una velocità maggiore rispetto all'attuale. Essendo finanziata almeno in parte con i fondi del PNRR, la nuova corsia della filovia dovrebbe essere pronta entro il 2026, l'anno che l'Unione Europea ha fissato per poter usufruire dei fondi inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. A proposito di cifre, numeri, stime, bilanci, è di 213 milioni di euro l'indotto turistico, stimato e calcolato, della Milano Fashion Week in programma nel capoluogo lombardo dal 17 al 23 settembre.
settembre. Sommando anche l'evento che si è già tenuto a febbraio, l'afflusso di visitatori a Milano vedrà una crescita quest'anno del 4% rispetto al 2023, quasi 245.000 persone, il 56% italiane e il 44% proveniente dall'estero. Sentiamo Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio, che molto direttamente invita la politica milanese a fare ancora di più per sfruttare questa occasione. Le previsioni di un indotto ancora in crescita della Fashion Week confermano l'attrattività di Milano. Per questo sono necessarie delle politiche che rendano la nostra città sempre più accessibile e aperta. E invece per quanto riguarda Assolombarda, il presidente Alessandro Spada ha voluto dire la sua sia sul piano Draghi, di cui tanto si sta parlando in queste ore per il rilancio dell'Unione Europea, sia per quanto riguarda la manovra che si attende dal governo Meloni. Sentiamolo. Abbiamo letto il rapporto e devo dire che ci troviamo perfettamente allineati, soprattutto sul fatto che l'Europa ha bisogno di investire, ha bisogno di mantenere la sua capacità industriale che in questi anni ha perso a vantaggio della Cina. Soprattutto, questo noi l'abbiamo sempre portato avanti, la necessità di avere dei fondi, come abbiamo avuto per Next Generation EU, per poter fronteggiare la competizione di Cina e Stati Uniti. Per voi quali sono le priorità per la manovra? Beh, sicuramente il mantenimento del taglio del cuneo fiscale, nell'aspetto contributivo, altrimenti quello ci aspettiamo sempre che diventi qualcosa che debba essere riproposto ogni manovra, ma diventi costante. Ha parlato Spada durante l'inaugurazione del primo asilo nella sede di Via Pantano di Assolombarda, inaugurato questa mattina, si chiama Gli Aquilotti, e è aperto ai figli dei dipendenti di Assolombarda, ma è pronto a fare delle convenzioni con il comune per aprirsi anche ad altri bambini e famiglie. Al taglio del nastro erano presenti il presidente Spada, l'assessore all'educazione, vice sindaco Anna Scavuzzo e Giuseppe Vegezzi, vescovo ausiliare e vicario arcivescovile per la città di Milano, che ha benedetto gli spazi. Il nido d'infanzia è la prima esperienza di asilo aziendale all'interno di Confindustria, aprirà il 12 settembre. All'inizio, come diciamo, saranno accolti i figli dei dipendenti, per cui è prevista una copertura pari al 70% della retta mensile a carico di Assolombarda. L'asilo nido è anche messo a disposizione di dipendenti di aziende associate e di utenti esterni. C'era anche il vice sindaco Anna Scavuzzo, che ha voluto fare un attimo il punto sulla questione degli educatori di nidi, asili, materne, per quanto riguarda il comune, con un cruccio che riguarda le scelte romane. Al momento abbiamo un'offerta a regime, stiamo facendo le ultime assunzioni, abbiamo una preoccupazione perché siccome il Ministero è in ritardo rispetto a quelle che saranno le chiamate che farà lo Stato, credo che questa domanda dovremo porcela fra uno o due mesi per capire quante delle persone che oggi sono nelle fila del Comune eventualmente saranno passate allo Stato e quindi come faremo a sostituirle. Dobbiamo aspettare quel momento, non le nascondo che sono un po' preoccupata perché di solito a questo punto avevamo già affrontato il tema. E quindi potevamo essere più o meno preoccupati, ma almeno consapevoli della situazione per l'apertura dell'anno. Noi non siamo abituati, diciamo, ci abbiamo tanti difetti, ma sull'apertura dell'anno vorremmo avere qualche certezza in più. Spero che il Ministero su questo riesca a sciogliere presto la riserva. C'è ancora Maretta tra Fontana e Sala rispetto al tema dell'autonomia, che chiaramente è portante nell'agenda politica attuale. E il governatore Lombardo ha voluto tornare a rivolgersi al sindaco di Milano con toni che fanno capire quale sia, come dire, la tensione che aleggia. Credo che lo debba fare per questioni di obbedienza politica. Credo che se ci dovesse credere mi deluderebbe, perché non si rende conto che l'autonomia non è nulla di quello che i suoi amici di partito raccontano, ma sa benissimo che si tratta di un nuovo modo di impostare il nostro paese per renderlo più efficiente, più rapido, più veloce, più addentro a quelli che sono i tempi che dobbiamo vivere. Io credo che si stia facendo una brutta speculazione politica e che si rischi di perdere un'opportunità per insieme costruire una riforma
che, ripeto, potrebbe essere un grande vantaggio per il nostro paese intero. L'autonomia, anche uno strappo giusto ieri su una delibera sanitaria con Fratelli d'Italia che ha votato contro, insomma ci sono delle difficoltà secondo l'opposizione in Consiglio regionale e in Giunta regionale, tant'è che il capogruppo del Partito Democratico Pierfrancesco Maiorino ha voluto ribadire un concetto chiaro. Beh, noi vorremmo una regione che la smettesse di rimanere nel palazzo. Abbiamo di fronte la necessità di aiutare il comparto agricolo, il mondo degli allevatori, abbiamo bisogno di aiutare le comunità territoriali, abbiamo bisogno di interventi sulla salvaguardia della salute delle nostre comunità, e in questo momento vediamo che Fontana e Bertolaso, chi governa a livello regionale, più che altro litiga su questioncine di potere e si dimentica del fatto che tutti i giorni poi ci sono interventi da fare per garantire la salute. E a Milano c'era anche il ministro del turismo Daniela Santanchè oggi e ha detto la sua rispetto al caso San Giuliano in maniera molto netta, ma poi ha anche risposto a domande dei cronisti rispetto alla sua di posizione. Ascoltiamola. Vorrei dire semplicemente che io sto con la moglie. Ha fatto bene a dimettersi? Ma questo tiene la sua sensibilità personale, voglio dire, non dico né che ha fatto bene né che ha fatto male, è una decisione personale, le dimissioni. Ma da Striano a Boccia, secondo lei ci può essere una regia dietro per indebolire il governo? Questo non lo so, se lo scoprissi non mi stupirei. Ministro, scusi, lei non ha mai pensato di dimettersi per la vicenda Visibilia? Per cosa? Per la vicenda Visibilia, anche lei è stata indagata. Per cosa? Cioè, voglio dire, non mi pare di avere un processo, di avere una condanna, non mi sembra di avere niente. Poi se voi ritenete che un avviso di garanzia debba portare alle dimissioni del ministro, è un'opinione vostra. Sono assolutamente tranquilla, male non fare, paura non avere. La mia faccia è questa, l'ho sempre messa a disposizione della trasparenza e, come dire, della mia condotta. Non credo che nulla tenga le funzioni mie come ministro della Repubblica. La cronaca adesso, in particolare quella giudiziaria, perché queste sono parole del procuratore generale di Milano Giuseppe De Benedetto. C'è incompatibilità conclamata con la detenzione in carcere e bisogna modificare la condizione di detenzione da eseguire nella struttura assistenziale che ha dato disponibilità. Parlava di Renato Vallanzasca e lo ha fatto davanti al Tribunale di Sorveglianza, che è chiamato a decidere sulla sua scarcerazione e sul trasferimento appunto in una struttura sanitaria specializzata in malati di Alzheimer e di demenza senile. L'allora boss della banda della Comasina, condannato a 4 ergastoli per complessivi 295 anni di carcere, che era presente in aula oggi, secondo le relazioni medico-legali e le perizie sul suo stato psicofisico, sarebbe incompatibile appunto con il regime carcerario per gravi condizioni di salute per la demenza. La struttura nella quale verrà trasferito Vallanzasca in caso di accoglimento dell'istanza si trova in provincia di Padova ed è gestita da un ordine religioso. Non si è trattato di un disinteressato momento di goliardia tra ragazzi giovani che hanno appena trascorso una serata in discoteca, ma di una vera e propria azione collettiva volta a carpire il consenso della persona offesa ad atti sessuali con il maggior numero di loro, nonostante la piena consapevolezza dello stato di alterazione della vittima. Lo scrive il GUP di Milano Roberto Crepaldi nelle motivazioni della sentenza con cui ha condannato a 3 anni e 7 mesi, con rito abbreviato, Mattia Lucarelli, figlio dell'ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni, i due giovani calciatori del Livorno, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa americana di 22 anni. È stato inaugurato all'ospedale Niguarda di Milano il nuovo ambulatorio di salute mentale perinatale nell'ambito del progetto Close to Me. Questo spazio, realizzato con il contributo di Intesa San Paolo e della Fondazione Ospedale Niguarda nell'ambito di una collaborazione pluriennale, fornirà un'attività di valutazione diagnostica e presa in cura delle donne che presentano disagi emotivi durante la gravidanza ed il postparto, coinvolgendo anche le loro famiglie. Gli interventi proposti, in linea con le evidenze scientifiche internazionali, prevedono colloqui clinici psicologici, percorsi di psicoterapia, consultazioni di coppia, interventi psicoeducativi. Le stime epidemiologiche rivelano che una donna su 5 soffre di fragilità psichiche ed emotive durante la gestazione e o dopo il parto. Il 27 e il 28 di settembre torna
a Milano Meet Me Tonight, l'evento dedicato alla divulgazione scientifica durante la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Due giorni di iniziative gratuite aperte a tutte le età con 27 stand, 22 talk, 16 workshop e 3 spettacoli che sono stati presentati, come vedete, al Belvedere Iannacci di Palazzo Pirelli. Al centro del programma ci saranno le 5 missioni europee promosse dal programma Horizon Europe: adattamento ai cambiamenti climatici, lotta al cancro, protezione di oceani, mari, laghi e fiumi, città climaticamente neutre e intelligenti, salute del suolo. Queste missioni saranno declinate in numerose attività e vedranno coinvolti oltre 70 tra professori e ricercatori. Lo sport adesso, perché si è svolta questa mattina nella Sala Alessi di Palazzo Marino la presentazione ufficiale di Run for Inclusion 2024. L'appuntamento è per il 21 e 22 settembre, quando a Milano torna la Run for Inclusion, la corsa inclusiva che esalta l'unicità di ogni individuo e il valore che ciascuno rappresenta per la società. Un evento da vivere dimenticandosi del cronometro e della fatica. Saranno giorni ricchi di appuntamenti, con l'inaugurazione alle 14 di sabato 21 del Village Run for Inclusion, che anche quest'anno animerà l'Arco della Pace grazie a numerose iniziative. La partenza della rana è invece prevista alle 10 di domenica 22 settembre, sempre all'Arco della Pace. Lo scorso anno la manifestazione ha coinvolto oltre 15.000 persone. Giunta alla terza edizione, è stata presentata oggi a Palazzo Marino in Sala Alessi. È una corsa diversa da tutte le altre, anche per la distanza da percorrere, 7,24 chilometri. Significa un impegno costante, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, a favore dei valori che la Run for Inclusion vuole portare avanti. L'inclusione e la sostenibilità, che sono poi i due pilastri di questa amministrazione. Quindi grazie ancora a Uniting per l'organizzazione e a tutti gli sponsor che credono in questo importante evento. La madrina di eccezione sarà Gio Squillo. Milano, le Gran Milano, il cuore solidale, il cuore delle nostre corti, il cuore della nostra filosofia anche di inclusione c'è sempre stato. Questo me l'hanno tramandato i miei nonni e quindi so che la Milano è una Milano speciale e questa è una corsa speciale. La Tre Valli Varesine è parte integrante della nostra storia, delle nostre tradizioni, rappresenta al meglio l'amore dei varesini e dei lombardi per il ciclismo. Si tratta a tutt'oggi di una grande corsa dal prestigio internazionale in costante crescita dal punto di vista qualitativo. Lo ha detto il presidente Attilio Fontana inaugurando la mostra Tre Valli Varesine, un secolo di ciclismo, allestita presso lo spazio N3 di Palazzo Lombardia. Cimeli, foto storiche, riproduzioni e giornali d'epoca provenienti dall'archivio della società ciclistica Alfredo Binda, che organizza la gara, da archivi storici del territorio e da collezionisti e appassionati che hanno contribuito con il materiale in loro possesso. La narrazione della competizione, dal 1919 a oggi, passa attraverso le imprese dei grandi protagonisti delle due ruote, dagli eterni rivali Fausto Coppi e Gino Bartali, passando per Gianni Motta, Giuseppe Saronni, Eddie Merckx, fino a Stefano Garzelli, che era anche presente, e Vincenzo Nibali. Grande festa nella storica sede di Automobile Club Milano, in Corso Venezia, dove si è svolta la cerimonia di premiazione di 70 veterani del volante. I soci di Automobile Club, con almeno 50 anni di patente, hanno ricevuto un riconoscimento simbolico dal presidente Geronimo La Russa. Siamo felicissimi di aver ospitato qui, nella casa degli automobilisti, i soci più longevi che, per l'affetto dimostrato nei confronti del nostro club, si sono guadagnati il diritto di entrare in questo elenco elitario, ha dichiarato La Russa. I veterani del volante, che da almeno mezzo secolo guidano orgogliosamente l'automobile, hanno tanto da insegnare alle nuove generazioni in funzione di una guida consapevole e prudente. Questi soci costituiscono un prezioso patrimonio di esperienza da apprezzare e da valorizzare, ha concluso il presidente di ACI Milano. L'arcivescovo adesso, nel santuario di San Pietro Martire a Seveso, ha presieduto il rito di immissione nel nuovo ruolo per oltre 70 parroci ambrosiani che hanno cambiato destinazione pastorale. Il servizio è di Anna Maria Braccini. Il grazie per la disponibilità espressa nell'accettare un nuovo incarico pastorale e la consapevolezza che questo sia un tempo di attesa, di trepidazione e di domande.
Per la settantina di sacerdoti ambrosiani che nel santuario di San Pietro Martire a Seveso vivono il momento solenne dell'inizio del loro nuovo ufficio. È questo che l'arcivescovo dice presiedendo la celebrazione di preghiere e di benedizione per tutti i presbiteri che hanno ricevuto una nuova destinazione e vengono immessi nell'ufficio di parroci o di responsabili di comunità pastorali. A tutti si rivolge l'arcivescovo, ma idealmente anche a coloro che vivono qualche altro tipo di cambiamento, come gli 80 vicari parrocchiali, i residenti con incarichi pastorali, i 20 preti diversamente incaricati, per un totale di 62 parrocchie e 30 comunità pastorali in tutte le zone dell'arcidiocesi coinvolte. Ecco, il Signore è il buon pastore e noi dunque troviamo la nostra fiducia, il nostro coraggio nel dire: anch'io sono una pecora del gregge, anch'io sono talvolta quella pecorella smarrita che il Signore viene a cercare. Poi la professione di fede, il giuramento di fedeltà nell'assumere il nuovo ufficio a nome della Chiesa, con i parroci responsabili di comunità pastorali che salgono a uno in altare per porre le proprie mani sul Vangelo. Così Dio mi aiuti e questi santi Vangeli che tocco con le mie mani. E la lettura, infine, da parte dell'ordinario, del decreto di missione in possesso a norma del diritto canonico. Vi ricordo, dopo questo telegiornale, la striscia quotidiana La Chiesa nella città oggi, a cura di Anna Maria Braccini. Questa sera tratterà in maniera più approfondita del rito svoltosi nel santuario di Seveso. Però ci sono anche le previsioni del tempo, dopo di noi, e poi il calcio con Michele Marchetti, le notizie e gli approfondimenti. Per cui state con noi, non cambiate canale, restate su Telenova.